Lì dove c'è l'uomo, c'è la Chiesa e c'è il Papa, anche nella realtà digitale, nei suoi spazi virtuali, nella condivisione di pensieri e immagini. È il concetto che muove il nuovo account Instagram di Papa Francesco, inaugurato il 19 marzo scorso, solennità di San Giuseppe e giorno del terzo anniversario del suo pontificato. Ad assistere all'avvio del profilo Chiocciola Franciscus, Kevin Systrom, amministratore delegato e cofondatore di Instagram, e Monsignor Lucio Adrian Ruiz, segretario della Segreteria per la Comunicazione. L'account, curato dalla sezione dei social media di tale segreteria con le immagini del servizio fotografico dell'Osservatore Romano e i video del Centro Televisivo Vaticano, vuole testimoniare ancora una volta la vicinanza del Papa alla gente. Il linguaggio è quello semplice e immediato delle foto e dei brevi video da affiancare a Chiocciola Pontifex, l'account Twitter in 9 lingue che conta 28 milioni di follower. Monsignor Lucio Adrian Ruiz spiega come sia il Papa stesso a dare le indicazioni operative. Certamente lui dà l'indirizzo fondamentale di che cosa dobbiamo fare, quando dobbiamo farlo, come, cioè le indicazioni, per esempio in Twitter è lui personalmente che controlla ogni singolo tweet che facciamo. Instagram ha un cammino un pochettino diverso perché diciamo dobbiamo prendere le sue immagini, quindi a volte propriamente in tempo reale, però con l'indicazione di quello che lui vuole trasmettere, no? Quindi si studiano i testi, si studiano i momenti, si studia in maniera di mantenere la fedeltà a quello che vuole comunicare, e tante volte lo fa lui personalmente. Per esempio i video, cioè, sono delle cose che la fa lui spontaneamente, cioè, quindi è veramente lui che è sceso in campo nel mondo social media. Immediato e davvero vasto il riscontro degli utenti di Instagram all'account Chiocciola Franciscus, con oltre 2 milioni di follower. Ma al di là dei numeri, l'obiettivo del profilo lanciato nell'anno santo della misericordia è un altro. C'è uno studio delle statistiche, tutto quanto, per poter aiutare, per poter arrivare a più persone. Ma con questo criterio, arrivare alle persone, cioè noi non vogliamo avere un grosso numero di follower per dire quanto grande e quanto bene va, ma soprattutto per quanto bene si può fare, quanto amore si può donare, no? Quanto si può accompagnare a chi vuole, a chi ha bisogno. Ci interessa sapere che la presenza del Santo Padre accarezza tanta gente. Proprio l'intensità del messaggio da trasmettere è ciò che muove l'accurato e innovativo lavoro del servizio fotografico dell'Osservatore Romano. Ce ne parla il coordinatore Marco Tassi. Partendo soltanto il 19 marzo, dopo 24 ore è arrivato già a 1 milione di followers. Quindi il Papa, diciamo, che ha rotto tutti i record di Instagram. È stato veramente un qualcosa che non ci aspettavamo. Ci aspettavamo un bel boom di questa nuova avventura, ma non così. Dopo 24 ore già arrivare a 1 milione di followers è veramente importante come messaggio, soprattutto per quello che passa, che è la misericordia e la tenerezza.